Finestre spaccate, vetri rotti, operatori dei centri di accoglienza presi in ostaggio dai migrati e l'incredibile bilancio di un'ordinaria giornata di follia in Sicilia. Due episodi in un solo giorno. Il primo a Naro, in provincia di Agrigento. Alcuni ospiti del centro di accoglienza di Valparadiso hanno protestato perché volevano essere trasferiti in un'altra struttura, al nord. Hanno sfasciato i vetri di alcune stanze e gettato dalla finestra alcuni televisori. Poi hanno sequestrato due operatori del centro, li hanno chiusi in una stanza e li hanno minacciati con un bastone. Un sequestro durato ben 12 ore. Gli operatori sono stati liberati solo dopo l'intervento dei carabinieri. Il secondo caso a Vittoria, in provincia di Ragusa. Un tentativo di rapina ha portato al sequestro di altri due operatori di un altro centro di accoglienza. 12 immigrati hanno fatto irruzione nell'ufficio amministrativo. Volevano farsi consegnare i pocket money da 17,50 euro e prendere le chiavi della cassaforte. Anche qui è stato necessario l'intervento della polizia. Gli immigrati sono stati arrestati e due operatori liberati.